This spring, Operation 3 Gridiron takes the field with new characters, new maps, a new tour of duty, and a brand new mode, Gridiron. Gridiron is a high-energy take on the classic Gears of War single-life mode. The concept is simple. Two teams square off to grab the flag, and whoever can get it to their opponent's end zone claims the round. First team to score 13 points wins the game. But when every life matters, every choice, every fight, every push is critical. Come here! You want him? You got him. Augustus Cole, Thrashball star and Delta Squad veteran, brings his unstoppable energy and personality to the battlefield. Oh, yeah, use Cole's ultimate while roadie running to drop a flaming trail that causes blistering damage to every enemy it touches. The original grub killer, Clayton Carmine, is back. Yeah. For his ultimate, the seemingly unkillable Carmine becomes impervious to bullets and deflects them back at his enemies. Come on, shoot me like you mean it! Behold the fury of the Locust with Queen Mira and her Theron guard. The fiery queen will make her opponents tremble as every one of her kills results in a powerful incendiary effect. The Theron guard are elite Locust troops whose headshot kills produce devastating explosive damage to nearby enemies. The new operation also brings new maps. Set in the Galangi Islands, Pahanu is simultaneously wide open and claustrophobic, where a thick jungle and ancient ruins offer unique cover options and multiple ways to fight. We've added two more maps to one of our most popular modes, 2v2 Mashers. Annex features two paths to victory. Choose wisely. Fight for glory in the ever-changing layout of Arena. Operation 3 also sees the return of the iconic map Canals. Watch out, Nashers and long shots can be anywhere. The tour of duty in Operation 3 Gridiron gives you new challenges and free earnable content to show your style. Whether you play as a hero or a villain, or just want to flex, we've got you covered. So squad up and take down everyone in Operation 3 Gridiron. Tenente Delmont Walker, a rapporto. Ehi, Baird, per quanto resta buio qui? Buio? Dove sei? Dove hai detto di andare? Ah, non ci siamo capiti. Dave, rimuovi l'invisibilità. Bene, riesci almeno a vedere Dave? Sì, vedo Dave. Bene, pensiamo a far funzionare quel modulo. Ti muovi? Ah, le luci non vanno. Iris, apri le porte. Certamente, Demon. Ma che cavolo! Ehi, dovevamo far luce in qualche modo, no? Aspetta, ti mettiamo giù. Oh, ricordami perché sono sceso dal letto e venuto qui. Bene, voglio potenziare i nostri bot di sicurezza per combattere lo sciame. Tutto ciò che fai verrà registrato dai sensori sulla tua armatura. Credi che i tuoi bot possano rifare le mie mosse? Sì. A dire il vero, sì. Ottimo atterraggio, Baird. Grazie. Ok, dobbiamo calibrare quei sensori, quindi segui Dave. Sì, ora stagli dietro. Sarei a un brunch adesso.
Avrai i tuoi waffle quando avremo finito. Importante. I dati vanno bene. Dave, procedi. Bene, tenente. Dopo ogni incarico aggiornerò il tuo TATCOM. Controllalo adesso. Oh, guarda. Vedo Dave. Fantastico, lo adoro. Ora però vai col tastierino. Se un tastierino è complicato, non finiremo mai. Eccellente! Iris, modulo successivo. Eccoli, Demon. Bene, il primo passo per i DB da combattimento è far loro capire la copertura e fargliela usare come faresti tu. Alla prossima copertura. Bene, ora passa alla copertura adiacente. No, non va bene. Riprovaci. Prova così. Prova a farlo in un unico movimento fluido. Perfetto, ci siamo. Ora segui quel muro e vai verso sinistra, come se ti sparassero. Bene, i dati sono puliti. Rendiamo le cose più interessanti. I DB devono imparare che possono essere colpiti anche dietro una copertura. Con la copertura interrompi la visuale di Dave e imparerà a muoversi come un vero Vir. Ok, sono a terra. Dave, usa il laser di puntamento. Tu hai capito che lo scopo è evitare il puntatore laser di Dave, sì? Sì, ho capito. Sto ricevendo dei dati, dati orribili, ma pur sempre dati. Ma mi lasci in pace! Oh, non riesci a trovarmi? Oh, mancato!
Sai, mi sto quasi divertendo. Ok, finiamo questo modulo con una scavalcata. Vai in copertura accanto a Dave. E adesso scavalca. Bene, allora, come ti senti, ragazzo? Sai, mi sto scaldando. Iris, attiva la trincea di scatto. Certamente, Demon. Correre alla massima velocità con la testa abbassata non è naturale per un bot. Facciamogli vedere come si fa. Fai una corsa contro Dave. Iris, conto alla rovescia. 3, 2, 1, via! Forza, ragazzo! Ho detto scatto! Quella era una corsetta. Torna indietro e riparti. Iris, conto alla rovescia. 3, 2, 1, via! Bene, e ora correte fino all'inizio. Iris? 3, 2, 1, via! Forza, ragazzo! Ho detto scatto! Quella era una corsetta. Torna indietro e riparti. Iris? 3, 2, 1, via! Forza, ragazzo! Ho detto scatto! Quella era una corsetta. Torna indietro e riparti. Iris? 3, 2, 1, via! Troppo lento, Dave! Bene, ottimo lavoro. I dati sono puliti. Pensaci, ogni volta che un biscatta avrà la tua andatura. Che fortuna! E poi? Iris, prepara il modulo di fuoco. Ah, finalmente. Modulo di fuoco piazzato. Ok, prendi un laser, l'arma più versatile e affidabile dei COG. Beh, chi non si fida di una motosega a baionetta? Ragazzo, guardiani in arrivo. Abbatti gli scudi e distruggili. Guardiano di me, online. Ok, ora guarda nel mirino. Ai DB piace sparare dal piatto, ma noi cambieremo. So come sparare, Bale. Come sta, Baird? Sono sexy, eh? Ora proviamo con il fuoco alla cieca per distruggerli mentre sei protetto in copertura. Unità operativa. È necessaria la mia assistenza. Della morte, altri sfrutta e spera. Basta che funzioni. Copertura, ragazzo, copertura.
Questi sì che sono ottimi danni. Mettili in quelli. Per qualche cavolo di motivo i DB non riescono ad azzeccare una ricarica perfetta. Mostragli come si fa. Oh, perfetto! Ecco dei buoni dati. Non male, ma alziamo la difficoltà. Riesci ad abbattere un bersaglio in movimento? Mi dà un like. Ci capisco come posso aiutare. Prendi munizioni da una cassa, ti servono. Facilissimo! Bene, passiamo all'addestramento esplosivi, ok? Prendi delle granate. Sicuro che i DB debbano lanciare granate in giro? Hai mai incrociato lo sciame? D'accordo, equipaggiala. Iris, fa entrare dei volontari. Il tenente Walker li farà saltare in aria. Sì, caro. Demon. Sì, Demon. Fa finta di niente. In che modo far saltare i DB è utile per loro? Sono vecchie unità di sorveglianza. Li avrei smantellati comunque. Ok, come quando sparavi. Tieni giù la testa e lancia la granata alla cieca. Preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini disattivate. Boom! A occhi chiusi! Ottimo! Ora apri gli occhi e mira al resto. Carica, mira e lancia. Altre granate.
Fantastico, questo modulo è quasi completo. Sei pronto per un'esercitazione con proiettili veri? E a Marcus piacciono i pomodori? Fai il pieno di munizioni e granate, poi torna in copertura. Se non vai in copertura, come so che sei pronto? Quei di B. Shepherd usano proiettili shock, falli fuori. Nessun problema. Mira alla testa, farai prima. Però veloce, ho fame. Usa un po' di fuoco convenzionale e un po' di esplosivi. Non usare sempre la stessa cosa. Cittadino, preparati alla direzione. Ricarica avviata. Detenere bersagli tramite forza non letale. Bersagli nemici acquisiti. Novità su pressione attivata. Sto ricaricando. Sto attaccando. Ricarica avviata. Sto attaccando. Puoi dirti identificati. Andamene ancora, ce la faccio. Ottimo lavoro, i dati sembrano a posto. Vogliamo proseguire? Certo, perché no? Bene, e ora un'esercitazione di medicina da campo. Iris, fa entrare il paziente. Ci sta raggiungendo ora. Cos'ha che non va? A me sembra a posto. Dave? Buona giornata, Aiutalo, Del. Fallo per la scienza. Pacificatore DB richiede assistenza. Ci penso io. La tua assistenza è molto apprezzata. Ti avverto subito, questo potrebbe essere un po' doloroso. Di cosa stai parlando? Dave? DB, aiutalo. Demon, questo non fa parte del protocollo di addestramento. Non è che ti stai divertendo col tenente Walker? Iris, ignorala, ragazzo. Sta dando i numeri, ecco. Cittadino, pare che ti serva aiuto. No, sei uno stronzo. Ma ragazzo, fammi un favore. Smantella quell'unità di sorveglianza. Usa la motosega del Lancer. Sul serio? Che freddezza. Sentito, ragazzo, fallo a pettine. Su, non fare il timido, abbattilo. Sentito, ragazzo, fallo a fettine. Non fare il timido, abbattilo. Sentito, ragazzo, fallo a fettine. Oh.
pezzo. Non preoccuparti, verrà riciclato. Vai da Dave quando sei pronto per continuare. Perché no? Ormai è tardi per il pranzo. Così si fa. Iris, avanti col modulo successivo. In preparazione, Damon. Prendi uno dei fucili Gnasher. So già che mi piacerà. Vieni da qua. Sistema quegli Shepherd, servono dati di combattimento ravvicinato. Guarda, baby. Unità operativa, sono qui per aiutare. Gnasher è fatto apposta per le distanze ravvicinate, ragazzo. Vagli pure in faccia. Preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini disattivate. Preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini disattivate. Se sei nato pronto, non hai bisogno di prepararti. Ah, sì. Basta che segui Dave. Siamo al modulo di combattimento corpo a corpo. Per prima cosa, usa il coltello da combattimento ed elimina il DB disattivato. Mi sembra un po' ingiusto, ma va bene. È un piacere vedere. Bene, registriamo dei dati sui colpi di grazia. Passo, sarai a casa per cena. Ah, che stile! Impressionante! Eccessivo, ma impressionante. Benissimo, ora passiamo a qualche spostamento in... Andiamo! Ok, vai in copertura dietro al prossimo shelter. Preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini disattivate. E ora un bello strappo. Vai col coltello.
Sì, mi dispiace per loro. Ehi, per imparare bisogna soffrire. Stessa cosa, vai in copertura di fronte allo Shepherd, ma questa volta fagli una scavalcata addosso. Preparati, scavalca, spacca. E vai col coltello. Questa non mi è nuova. Ora insegniamogli a contrastare. Copertura. Sta arrivando, contrastalo. Eccellente, ora abbattilo. Baird, questo è un massacro meccanico. Davvero? Che ne dici se registriamo dei dati di un combattimento equo? Ehi, Baird, parliamo di me. Non hai abbastanza robot per un combattimento equo? Ah, sì? Lo vedremo. Preparati e iniziamo. Avvia la simulazione di combattimento 12. Demon, la simulazione di combattimento 12 sarà una sfida troppo facile per un gear abile come il tenente Walker. Iris, lo sapevo che mi piacevi. Ok, simulazione 13. Più impegnativa, risultati migliori. Alla peggio, Del, si farà una settimana di ospedale. Aspetta, ospedale? Oh, vedrai. Raggiungi Dave ed iniziamo. Lancio granata ad urto! Lancio granata ad urto! Arrivato fuoco in arrivo. Ragazzo. Io, squadra. Salve, tenente. Iris, fa uscire i loro avversari. Le unità nemiche in arrivo non si tratterranno, quindi fammi avere dei dati utilizzabili. Forza, tutti con il team Del! Pensai identificati. Qualsiasi attività ostile. Lasciare di
Inizio ricarica. Pacificatore DB richiede assistenza. Sistemi online. Assistenza. Prendi! Hardware. Ehi, ho ancora tanto da insegnare. Ottimo lavoro. Una volta fatti questi aggiornamenti, lo sciame avrà una brutta sorpresa. Spero tu abbia quel che ti serve. Vado a mangiare. A breve inizierò l'analisi dei dati. Iris, cosa farei senza di te? Tremo il solo pensiero, Demon. In Gears 4. Prima proteggevamo gli insediamenti GOC e ora li assaltiamo. Per gli estranei le incursioni sono la norma. Tenente, sei stato impegnato. Il villaggio è senza energia da settimane. Il fabbricatore ci serve. Non mi interessa ben niente di quel fabbricatore. Voi prendete la mia gente. Cos'è successo? Poche parole, stanno arrivando i CIOG. Vi avevate promesso di rubare quel fabbricatore senza provocare Jin. Il fabbricatore non c'entra nulla. E allora che avete fatto? Jin ci ha accusati di prendere la sua gente. Qualunque cosa significhi. Installate l'invertitore alla stazione energetica. Ti rendi conto che Jin tornerà, vero? Ce ne dobbiamo andare adesso. Mamma! Kate, ascolta. Devi nasconderti e poi devi scappare. Ascolta, sai bene che lui può aiutarci. Hanno attaccato il villaggio. E mia madre è stata presa. Presa? Papà, dovresti guardare questo. Merda. Ragazzi? Non hai detto che non stavi scappando dal COC? Beh, in effetti non è proprio così. Dobbiamo oltrepassare il forte per arrivare alla miniera di Osmir abbandonata. Perché il COG ci hanno scaricato qualche migliaio di locuste morte dopo la guerra. Se questo sciame ha a che fare con i vermi, lo scopriremo. Papà! No! Prendono le persone per usarle. E se non riuscissimo a salvarle? Allora... dovremmo cavarcela da soli. Cazzo! Adesso sappiamo da dove vengono. E anche dove vanno quegli Snatcher. Mio padre è ancora vivo e sta là sotto. Via!
questo dannatissimo alveare. È tutto connesso. Le locuste non sono mai morte, Jane. Kate, tua madre, lei è viva. Ora dov'è? Ma non ha ricevuto lo stesso trattamento. Niente bozzolo. Se vengo liberata, morirò. Va tutto bene. Voleva che lo avessi tu. Era di mia mamma. Non l'ho mai conosciuta. Kate non è affatto pronta. Non riesce nemmeno a tenere gli occhi aperti. Non preoccuparti. Ce la farà. Ok. Siamo quasi alle coordinate di Bay. Benvenuti ad Azura. Quando è stata l'ultima volta che hai dormito? Ieri notte. Circa 7-8 minuti, già. Incubi. Miglioreranno? Riuscirai a sopportarli. Va bene, vediamo che ci attende. Forza, agganciamoci per la discesa. Allora chi va per primo? Beh, di certo non tu. Del, sto bene, ok? Sì, come no. Oh, merda. Grazie, Del. Sam, noi ci siamo. Roger, noi vi aspettiamo qui. A tra poco. Ehi, Dave, vieni. Bene, controllo, noi entriamo. Controllo? Sul serio? Guarda che io un nome ce l'ho.
Le regole sono regole, Baird. Controllo. E già ne infrangiamo parecchie. Quel che Jean non sa, non le nuoce. È una mia decisione, ok? Se il primo ministro non è d'accordo, può sgridarmi. Cosa che di sicuro farà. Dici dove andare, controllo. Farò del mio meglio, ma ricordate, non ci entra nessuno da tipo 25 anni. Sì, è piuttosto evidente. Basta giochi, dovete lanciare un vecchio prototipo del martello dell'alba. E le tue informazioni dicono che uno dei silo è intatto. Sì, per quanto ne sanno. Portate Dave a una sala controllo funzionante. Ci pensa lui al lancio.